l'unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si occupa di chirurgia bariatrica dal 2012 e dal 2014 è centro di eccellenza della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Correlate. Presso il nostro centro vengono eseguite ogni anno oltre 700 procedure bariatriche, comprese le procedure chirurgiche primarie, le procedure di revisione e le procedure endoscopiche. L'endoscopia bariatrica è parte integrante della chirurgia bariatrica presso il Policlinico Gemelli e ha tre grandi aspetti. Il primo consiste nelle procedure di endoscopia bariatrica primaria con dispositivi all'avanguardia per la riduzione dello stomaco nei pazienti obesi. Il secondo sono l'applicazione delle procedure mini-invasive per la riduzione del bypass gastrico in pazienti sottoposti al bypass gastrico appunto per la riduzione del peso corporeo. E il terzo sono le procedure mini-invasive per le complicanze come conseguenza della chirurgia bariatrica nei pazienti che ci vengono spesso riferiti anche da altri centri da tutto il paese. Tra gli interventi chirurgici presso il nostro centro vengono eseguite tutte le procedure chirurgiche validate, ivi compreso il bendaggio gastrico regolabile, la slit gastrectomy, il bypass gastrico Roux and Y, il bypass gastrico singola anastomosi o mini gastric bypass, la diversione biopancreatica e la diversione biopancreatica con duodenal switch con singola anastomosi, detta anche SADIS, che è un intervento più recente e che si è dimostrato molto promettente soprattutto nei pazienti superobesi. Tutte le procedure vengono eseguite con tecnica laparoscopica e, in casi selezionati, soprattutto nei pazienti più complessi con indice di massa corporea più elevata, si fa ricorso alla piattaforma robotica con l'utilizzo della tecnica robot assistita. Tutto questo è possibile grazie anche a un team di anestesisti dedicato. Vista la complessità del paziente obeso, è necessaria la figura di un anestesista dedicato che collabori a stretto contatto con l'equipe chirurgica nella gestione perioperatoria di questo tipo di paziente. Il paziente che si riferisce al nostro centro dopo una prima visita presso l'ambulatorio di patologie dell'obesità o l'ambulatorio di chirurgia dell'obesità viene indirizzato al percorso clinico assistenziale dedicato al paziente obeso, che vede coinvolto un team multidisciplinare che, oltre alle figure che abbiamo già incontrato, vede anche l'internista e endocrinologo, il nutrizionista, lo psicologo e lo psichiatra. Il paziente, una volta avuto la indicazione all'intervento bariatrico, viene introdotto in un percorso multidisciplinare per lo screening delle patologie che portano obesità, quindi le obesità secondarie, a cui l'intervento chirurgico non darà gli effetti sperati. E a uno screening, un ulteriore screening, per tutte quante le problematiche che l'obesità porta, quindi l'ipertensione, il diabete, le problematiche respiratorie, le problematiche metaboliche, e l'ottimizzazione della terapia in corso o la nuova terapia per portare il paziente in sala operatoria con il minor rischio possibile. Una volta operato, gli verrà fatto un follow-up molto intensivo nel primo anno, quindi 3, 6, 9, 12 mesi per il controllo post-operatorio e gli effetti immediati dell'intervento, e poi un controllo ogni anno negli anni successivi. Questa è la parte fondamentale del percorso bariatrico, appunto perché l'intervento chirurgico è solo l'inizio del cambiamento, del percorso di cambiamento che dovrà svilupparsi per il resto della vita del paziente. Il paziente candidato a chirurgia bariatrica presso il nostro policlinico riceve un costante supporto nutrizionale durante tutte le fasi del percorso grazie ad uno staff di medici nutrizionisti e di dietisti. Nella fase preoperatoria il paziente viene accompagnato all'intervento con un programma dietoterapico personalizzato finalizzato alla correzione delle abitudini disfunzionali emerse in sede di visita, alla correzione dello stile di vita e al calo di peso preoperatorio, soprattutto nelle forme di obesità più severe. Nell'immediato post-operatorio il paziente riceve in fase di dimissione uno schema dietoterapico di rialimentazione in fasi progressive di consistenza che lo aiuterà a controllare i sintomi quali la nausea, il vomito, le alterazioni dell'albo o la dumping syndrome. Infine, nel post-operatorio sono previsti dei controlli, quindi un follow-up nutrizionale a breve, medio e a lungo termine, che ci consentiranno di prevenire le carenze nutrizionali, di aiutare il paziente a raggiungere un adeguato calo di peso e a consolidare nel tempo i risultati raggiunti.
Durante il colloquio psicologico si cerca di capire se sono presenti disturbi psichici che, se non trattati prima dell'intervento bariatrico, possono comprometterne gli esiti o peggiorare dopo la chirurgia. Per questo motivo i nostri pazienti sono seguiti in percorsi psicologici dedicati sia nella fase preoperatoria che postoperatoria, possibilmente cercando di far coincidere la visita psicologica con le altre visite mediche. Possono esserci delle condizioni psicologiche che controindicano un intervento bariatrico, ma cerchiamo attraverso il supporto e la psicoterapia di far sì che il paziente possa beneficiare di un trattamento chirurgico nell'ottica di una presa in carico multidisciplinare. È stato ampiamente dimostrato anche dal nostro gruppo di ricerca come la chirurgia bariatrica rappresenti il trattamento più efficace non solo nell'indurre una perdita di peso significativa, ma anche nel mantenimento della perdita di peso a lungo termine rispetto al solo trattamento dietetico associato a dei cambiamenti delle abitudini di vita, quali ad esempio l'incremento dell'attività fisica. La chirurgia bariatrica è in grado non solo di indurre una perdita di peso significativa e duratura, ma anche di incidere favorevolmente migliorando e riducendo l'incidenza delle complicanze legate all'obesità, quali in primo luogo il diabete mellito di tipo 2, la sindrome delle apnee ostruttive notturne, la malattia del reflusso gastroesofageo, le algie osteoarticolari, in questo modo migliorando la morbilità e la mortalità del paziente obeso e grandobeso e soprattutto inducendo un miglioramento della sua qualità di vita. Il mio ruolo è quello di prendere in carico il paziente, di accompagnarlo e di guidarlo durante tutto il percorso diagnostico-terapeutico. La mia figura è di riferimento ed è di raccordo tra il paziente e i vari professionisti che sono all'interno della valutazione multidisciplinare. I pazienti possono sempre contattarmi al numero di telefono cellulare aziendale, nonché alla mail aziendale. Al termine del percorso, i medici coinvolti nella valutazione multidisciplinare conclusiva comunicheranno al paziente quella che è la procedura più idonea alla patologia. Tutto questo al fine di offrire ad ogni paziente un trattamento personalizzato che tenga conto delle individuali caratteristiche, peculiarità e necessità.